ore dall'inizio della pandemia, Zaia ora scatta la piena convivenza col virus. I sindaci del Vicentino, il dramma della pandemia, non dimentichiamo il passato ma guardiamo al futuro. Due anni di emergenza economica, il sindaco di Vicenza, abbiamo dato 12 milioni di euro per cittadini e imprese. Limiti ai Green Pass, con la fine dell'emergenza vanno eliminati i vicentini divisi. Forze dell'ordine con i cani antidroga davanti alle scuole della città, apprezzamento di genitori e presidi. Monteviale, operazione della Polizia di Stato, sequestrati 260 kg di cocaina, 3 arresti. Buonasera e ben ritrovati col telegiornale di Vicenza. Come vi abbiamo raccontato dai titoli di apertura, quella di oggi è una data che non dimenticheremo facilmente. Sono infatti passati esattamente 2 anni dall'inizio della pandemia in Veneto e questo è il commento del presidente Luca Zaia. I dati e il modello matematico ci dice che comunque è iniziata questa terza fase della convivenza vera. Questo ci fa dire che comunque pian piano la vivremo sempre più come la nostra influenza. A 2 anni esatti dall'inizio della pandemia, per Luca Zaia è arrivato il momento della piena convivenza. Una terza fase tutta nuova da aprire con responsabilità, senza mai dimenticare però quello che il Covid ha rappresentato anche per il Veneto. Deve restare negli annali che noi abbiamo e stiamo vivendo una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Si devono vergognare quelli che banalizzano questo virus. È come andare a protestare in guerra del fatto che ti chiedono perché tu non vuoi entrare nel rifugio antiatomico e prenditi le bombe in testa. Parole precise inoltre sono state spese nei confronti degli operatori dell'informazione, unico argine contro il proliferare delle fake news. Voi dovreste aver tutti l'attestato di inviato di guerra, perché comunque venivate qua, lo voglio ricordare a chi fa tanto il fenomeno. Voi venivate qua quando la gente aveva paura di morire. Il grazie da un lato, la consapevolezza dall'altro che la sanità deve cambiare pelle, oggi più che mai. Davanti a un'esperienza come questa, la sanità e il piano di sanità pubblica deve cambiare radicalmente. Con il PNRR il Veneto si doterà di 30 nuovi ospedali di comunità, 99 le case di assistenza per la medicina del territorio, ma il cambio di passo, dice Zaia, deve essere nazionale. Abbiamo capito che dobbiamo lasciare lo spazio di avere più posti letto per abitante, che bisogna investire nei professionisti, nelle assunzioni e negli stipendi. Ora bisogna guardare alla primavera con serenità. Lo stesso allentamento delle misure, sottolinea il presidente, dovrà però essere certificato dalla scienza. Ai veneti l'appello di sempre. Se vogliamo uscirne dal virus, bisogna continuare a pensare che ci sia il virus. Ma un po' di attenzione, micro attenzione a testa, fa un grande lavoro di squadra. E a proposito di pandemia, i sindaci del Vicentino raccontano le sofferenze e dolori di questi 2 anni, ma anche i progetti per il futuro. 21 febbraio 2022, sono passati 2 anni dall'inizio della pandemia. Abbiamo sopportato prove difficilissime, abbiamo pianto morti, abbiamo subito restrizioni, ci siamo impegnati nella campagna vaccinale e adesso possiamo dire che la pandemia è sotto controllo, non ci dimentichiamo che esista, ma guardiamo al futuro, guardiamo a tutte le cose positive che potremmo mettere in campo per superare definitivamente questo periodo. 2 anni difficili, 2 anni in cui le nostre vite sono cambiate, ma in questi 2 anni non è mai mancato il coraggio, la tenacia per andare avanti, affrontare le sfide, affrontare le difficoltà che la pandemia ci ha presentato. Io voglio quindi ringraziare tutti i cittadini per essere sempre stati attenti e collaborativi. Ad Isola Vicentina il primo caso di positività è stato l'8 marzo 2020, una donna nel giorno della festa della donna. Ecco, credo che da quel momento sia iniziato per noi sindaci un periodo che non avremmo mai pensato di vivere. È molto è successo, tantissime cose sono accadute, ma quello che più mi preoccupa è il futuro delle generazioni giovani soprattutto e di tante persone che hanno sofferto il Covid. 2 anni di pandemia, ricordo benissimo 2 anni fa il mio primo atto, la mia prima ordinanza di chiusura avveniva per vietare la sfilata di carnevale dei bambini. A 2 anni da quel momento triste che ci ha fatto piombare in pandemia, oggi posso dire che la mia prima ordinanza di apertura è proprio quella di consentire la sfilata di carnevale ai bambini. Dopo 2 anni di pandemia, ancora oggi mi sveglio pensando di aver fatto un brutto sogno.
purtroppo è ancora la realtà e la stiamo ancora vivendo. Mi auguro che questa quarta ondata sia l'ultima, così tutti potremo tornare nuovamente ad una vita normale, senza più alcuna restrizione. Sono due anni sicuramente che hanno segnato la nostra vita, però ci hanno insegnato a comporre quelle dinamiche di una comunità, quella ovviamente locale da quella nazionale, che deve riprendersi e soprattutto in questa fase anche ritornare a una graduale normalità. La speranza è sempre quella che al più presto si possa uscire da questa situazione di emergenza, ma l'invito è sempre quello a non mollare fino all'ultimo secondo per riuscire a tornare a quella che è la nostra vita quotidiana normale. Periodo molto impegnativo per noi sindaci questi due anni a causa del Covid. Confido in una sorta di piano Marshall per una ripresa su tutti i fronti. Dolore, paura, solitudine. Ma il ricordo più forte credo sia la fiducia e la speranza per noi e tra noi sindaci e per il mondo sanitario, tutti in prima linea a combattere questa pandemia. E ancora oggi ci vede assieme accompagnare la popolazione verso una nuova normalità, una normalità consapevole di quanto è accaduto e che non deve essere dimenticato. Abbiamo sentito la voce dei sindaci della provincia, però adesso andiamo anche a Vicenza e facciamo il bilancio di questa pandemia col sindaco Francesco Rucco. Avrei preferito ovviamente non affrontare il Covid, mai me lo sarei aspettato nell'elezione del 2018. Pensieri e parole di Francesco Rucco, suo malgrado, nome e cognome, destinati a entrare nei libri di storia a Vicenza alla voce il sindaco della pandemia. Una sfortuna, ma a ben guardare anche una grande opportunità, quella di lavorare in prima linea in questa guerra sanitaria per la città, per i vicentini. E la città ha risposto molto bene, l'amministrazione, sono soddisfatto per il lavoro che ha svolto sia dal punto di vista politico come consiglio comunale e giunta, ma soprattutto dal punto di vista tecnico operativo degli uffici che hanno costruito con me una serie di provvedimenti di sostegno alle famiglie, alle persone in difficoltà, ai disabili, agli anziani e poi anche alle nostre imprese che hanno subito un colpo molto molto forte, per alcuni casi anche letale. E quindi i comuni si sono trovati nelle condizioni di doversi organizzare anche con provvedimenti letteralmente inventati, ma che dovevano aiutare la ripresa, e l'abbiamo fatto investendo oltre 12 milioni di euro in parte dello Stato, in parte del nostro comune, che abbiamo investito sul sostegno alle attività e alle famiglie e alle persone. 12 milioni di euro che il comune di Vicenza in questi due anni ha investito nell'emergenza pandemica. La prossima mossa è affrontare il caro bollette. Il costo dell'energia viene fronteggiato dal governo con sostegni a livello nazionale per 6 miliardi di euro che però non basteranno. Anche i comuni dovranno fare la loro parte e Vicenza punta a rimpinguare il fondo di solidarietà. Penso a una persona che vive di pensione da sola con 700 euro al mese, riceve una bolletta da 1000 euro, si capisce che è insostenibile totalmente. Quindi cercheremo di intervenire con un piccolo fondo, magari con un aiuto anche di AGSM AIM, che pare che si stia impegnando a fare. Intanto si naviga in direzione 31 marzo, quando dovrebbe scadere lo stato di emergenza sanitaria nazionale. Venendo meno questo presupposto che giustifica le limitazioni, le attività produttive sperano di potersi rilanciare. Spero che si passi anche una revoca delle restrizioni. Questo virus non va via dalla sera alla mattina, dovremo conviverci, però con l'aiuto dei vaccini e con il rispetto delle regole credo che potremo convivere e soffrirlo magari in maniera molto più contenuta rispetto a quello che abbiamo vissuto nel 2020 e nel 2021. E a proposito proprio di limitazioni, i vicentini si domandano se sia necessario allentare i limiti. A due anni d'inizio del Covid, oggi all'anniversario, siamo usciti da questa pandemia? No. Chissà quanto andremo ancora avanti, purtroppo. Secondo me sì, stiamo migliorando. No, non penso proprio. Non è il momento di tutti liberi, probabilmente bisogna aspettare ancora un po'. Dicono che ormai è finita, siamo abituati, il nostro corpo è abituato. E cosa pensi? Sono abituata, ho già preso il Covid due volte, allora sono sana, salva. No, non è finita di sicuro.
E chissà quanto andremo avanti. L'emergenza, io penso che adesso l'Omicron è diventato un'influenza, non è più infettabile come era prima che c'era il Delta. Il Green Pass e le limitazioni dello stato d'emergenza vanno tolti o no? Andiamo con la calma, come tutte le cose, siamo prudenti. Dovrebbero essere tolte perché almeno forse la gente si rende più responsabile quando è libero, non quando sono obbligati. È ora di smettere con questo Green Pass, che secondo me ha provocato solo un enorme malessere alle persone, e si poteva anche fare una cosa diversamente. E la maggior parte ormai è vaccinata e con le accortezze usuali, mascherine e cose, secondo me Green Pass potrebbe essere anche tolto, sì. Conosco tanta gente che non si è vaccinata e fino che andiamo avanti così, niente. E mi dispiace perché ho tanti anni, quasi 90 anni, e mi seccherebbe partire per il Covid. Secondo me è ora di riaprire tutto e togliere tutto, perché io sono nel mondo del lavoro, vanno in giro. E per le nostre emittenti sono stati 2 anni in diretta con spirito di servizio e abnegazione contro ogni forma di fake news. E questo è il punto del direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli. Noi con i nostri editori Giovanni e Filippo Yiannakopoulos hanno deciso di andare avanti, di non fare tagli, di non sacrificare gli organici, ed è stata una scelta, devo dire, molto coraggiosa, perché rischiavamo l'osso del collo. La scommessa era quella di andare avanti nonostante tutto, di arrivare fino a quando la situazione sarebbe migliorata, cosa che sta accadendo. Da 2 anni in diretta, raccontando la pandemia in tutte le sue sfaccettature sanitaria, economica, sociale, anche psicologica, questa è la missione del gruppo Media Nord-Est, ribadita dal direttore Luigi Bacialli. Un'informazione libera e pluralista, ma responsabile, perché con la salute non si scherza. Non si può essere imparziali quando c'è di mezzo la salute pubblica. Io ricordo che tanti di voi hanno contratto il virus, e questo per aver lavorato on the road, per avere comunque continuato a intervistare le persone, a avvicinare i cittadini, a sentire la politica. E la scelta è stata quella di andare nella direzione delle vaccinazioni senza esitazioni fin dall'inizio. Ora la nuova fase con Media Nord-Est, pronta ancora una volta a fare la sua parte con rigore e aderenza al territorio. Abbiamo riscoperto anche le piccole cose, il darsi la mano, insomma abbiamo scoperto che cosa vuol dire la libertà, che è un sacro valore inalienabile di cui spesso ci dimentichiamo l'importanza, pensiamo che sia tutto dovuto. Invece arriva il virus e ci mette e ti può mettere in riga e ti può far cambiare la vita, insomma. Come sapete, Rete Veneta è sempre vicina a voi cittadini e telespettatori, quindi per qualsiasi segnalazione scriveteci al 345 85 59 664, oppure alla nostra mail vicenza@reteveneta.it. Facciamo il punto della situazione con i controlli delle forze dell'ordine nel fine settimana. Fine settimana di controlli serrati straordinari nel capoluogo disposti dal questore. Oltre 40 gli operatori impiegati tra le forze dell'ordine. Sabato mattina si è iniziato con il monitoraggio delle aree a ridosso di alcune scuole del comune di Vicenza, anche con il supporto dell'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, su segnalazione di dirigenti scolastici e genitori. Sono stati poi effettuati posti di controllo nelle principali arterie stradali d'ingresso alla città, per poi perlustrare le zone di Viale Milano, Viale Firenze, Via Torino, ove sono stati controllati tutti gli esercizi pubblici. Successivamente, nel corso delle serate di sabato e domenica, sono stati intensificati i controlli nelle zone della movida cittadina e dei locali del centro storico e della periferia. Controllati 21 esercizi pubblici, 83 autoveicoli, 196 persone, di cui 59 stranieri e 42 con precedenti penali. Al termine delle operazioni sono stati eseguiti 2 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza per un periodo di 3 anni nei confronti di un uomo e una donna italiani residente a Verona con precedenti penali. 3 avvisi orali ai cittadini italiani con precedenti di polizia. 2 revoche di permessi di soggiorno per un cittadino nigeriano e 1 gambiano che non posseggono più i requisiti per soggiornare nel nostro paese.
un ordine di allontanamento del territorio nazionale nei confronti di un cittadino albanese irregolare con precedenti penali. E ora passiamo alla cronaca, un importante sequestro di droga eseguito dalla polizia di Vicenza. Monteviale, 260 kg di cocaina nascosti in un casolare adibito allo stoccaggio di pellame e quanto è stato rinvenuto e sequestrato dagli uomini della squadra mobile di Vicenza nell'ambito di un'operazione più vasta che ha coinvolto anche i colleghi di Bologna. Arrestate tre persone che alle accuse si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Il blitz è scattato giovedì scorso. I poliziotti hanno iniziato a pedinare un'auto partita da un box auto a Bologna che si è diretta verso Vicenza. Mentre alcune pattuglie perquisivano il garage bolognese rinvenendo quasi 12 kg di cocaina, i poliziotti vicentini hanno braccato i sospettati fino al capannone di Monteviale. Qui sono intervenuti sequestrando l'immobile dove tra i pellami, oltre alla droga, sarebbero stati rinvenuti materiale per il confezionamento di droga, denaro in contante e probabile provento di spaccio. L'operazione rientra nella maxi indagine che ha coinvolto altre città d'Italia, tra cui Savona, e il sequestro di cocaina anche in Liguria e Toscana, complessivamente per 7 quintali. Ed è carnevale anche nella casa di riposo San Giuseppe di Orgiano. Protagoniste, le cuoche della casa di riposo di Orgiano, ad essere immortalati in azione in un video prodotto e realizzato dagli stessi operatori mentre vengono cucinate le frittelle per gli ospiti. È un modo per esorcizzare con il carnevale la fine della pandemia. La nostra casa di riposo, che è rimasta indenne dal Covid per questi 2 anni, adesso che siamo ormai alla fine del Covid, però qui è entrato naturalmente e fortunatamente senza conseguenze particolari. Abbiamo pensato di continuare a seguire le nostre attività programmate come gli scorsi anni per il carnevale e sono state preparate le frittelle che i nostri ospiti hanno gustato molto volentieri, fatte dalle nostre brave cuoche. Spazio dunque alla musica e alle immagini scelte al San Giuseppe. Le espressioni soddisfatte dei nonni di Orgiano non hanno bisogno di altri commenti. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero. Sera in prima serata Focus, condotto dal nostro direttore Luigi Baccialli. Ospiti di questa serata Francesco Benazzi, Mario Conte, Lorenzo Damiano, Vincenzo Marinese, Antonino Pipitone, Federico Sboarina, Andrea Vianello e Giovanni Zucca. Il telegiornale finisce qui, grazie per essere stati qui con noi, buonasera a tutti.